a tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno in questa meditazione continua della parola di Dio. Siamo arrivati alla 26esima domenica del tempo ordinario. Le domeniche che stiamo vivendo ci stanno descrivendo la carta d'identità di un vero discepolo, di un cristiano autentico, di chi ha scelto di seguire Gesù. Le coordinate, le linee più chiare che abbiamo ascoltato finora sono tre: rinnegare se stessi e i propri progetti, prendere ogni giorno la propria croce, rivivere la stessa vita di Gesù. Questa 26esima domenica continua la descrizione di un vero discepolo inserito, ecco la novità, nel mondo. Si è cristiani non sopra le nuvole, si è cristiani non in un'isola deserta, ma si è cristiani nel mondo e per il mondo. Allora, ecco l'invito del Vangelo, la chiara indicazione di come comportarsi con gli altri e per gli altri. Il viaggio del Papa, che ha riscosso entusiasmo, un accorrere di folle, è stato una applicazione stupenda di quell'essere, di questo essere cristiani nel mondo. La parola di Dio, la vita di fede, il Papa l'ha portata nell'isola di Cuba, alle diverse estrazioni sociali, alle diverse situazioni di vita, dal Parlamento, dal Presidente, ai poveri, agli scartati, agli emarginati. La parola di Dio è entrata nel congresso di Washington, dove gli applausi sono stati senza fine, fino a lo standing ovation ripetuto due volte, è stata proclamata all'ONU. Ecco, questo esempio del Papa, oppure l'altra contemporanea situazione che stiamo vivendo molto bella, l'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia. Ecco, le famiglie si stanno, in un clima di festa bellissimo, si stanno chiedendo come vivere il Vangelo oggi in questo mondo che non ama molto la famiglia. Ecco, il cristiano, il discepolo, è colui che rinnega se stesso, prende la sua croce, rivive la vita di Gesù, ma in questo mondo, in tutte le realtà di questo mondo. Vediamo insieme, ascoltiamo insieme cosa ci dice questa pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato in mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ecco, l'abbiamo ascoltata e ci sono delle indicazioni
rischiare questo mondo non è un mondo facile. In questa nostra società ci sono situazioni aberranti di violenza, di guerre, di oppressioni, di famiglie distrutte, di l'uno contro l'altro, e allora in questo, usiamo un termine, in questo buio, in queste tenebre in cui tanti sono smarriti, dispersi, il cristiano con la sua scelta e con la prima indicazione radicale diventa luce del mondo, e deve essere così chiara la sua scelta che lo porta ad essere disposto, abbiamo sentito delle cose che ci hanno fatto rizzare i capelli, anche a tagliarsi le mani, a tagliarsi i piedi, a cavarsi gli occhi, perché la fede, la vita di fede e tutto quello che comporta per se stessi, per l'eternità e per il bene di questo mondo è infinitamente più prezioso di un arto del nostro corpo. Quindi è importante, fondamentale, che i cristiani vivano in un modo luminoso la loro vita. Abbiamo appena ricordato una figura luminosissima che attirava milioni di persone quando era in vita e che continua ad attirare milioni di persone per l'esempio cristiano di fede che ha lasciato. Sto parlando, l'abbiamo appena celebrata la festa, San Pio da Pietrelcina. Stiamo per vivere un mese missionario, in questa settimana comincia il mese di ottobre, mese missionario che sarà aperto dalla bella, grande figura di Santa Teresa del Bambin Gesù, e poi durante questo mese i suoi genitori, i primi della storia, verranno proclamati santi. Questa piccola, grande suora chiusa in un convento di clausura ha talmente vissuto intensamente, radicalmente, la sua scelta di fede che è diventata patrona delle missioni. La sua piccola via, che è una grande via, ha fatto scuola a tutto il 1900 e continua a fare scuola. Una delle poche donne dichiarate giovanissima, 23 anni di vita, dottore della Chiesa, cioè ha insegnato qualcosa di fondamentale alla sua scelta, e che cosa non ha sofferto per questa sua scelta. Voleva entrare per consacrarsi nella clausura già da ragazza, ma gli era proibito per l'età, è andato dal segretario del vescovo, è andato dal vescovo e ha pianto tanto perché gli dicevo no, non è possibile, ha detto andrò dal Papa, è andato fino dal Papa perché voleva dimostrare il suo amore a Gesù in un modo unico, e amava in un modo infinito, la sua vocazione era l'amore Gesù Cristo e le anime, si è consumata per le anime, una scelta radicale. Non parliamo di San Francesco, lo celebreremo fra 8 giorni, ma possiamo continuare la lista. Ecco, anche l'esempio, come prima accennavo, del Papa che porta nel Congresso degli Stati Uniti i valori evangelici e li dice con chiarezza, e questi applaudono, che porta una comunione nuova tra due stati che si sono fatti guerra per 60 anni, che va a mangiare con i poveri, che fa risuonare la sua voce all'ONU, dove non tutti sono cristiani, anzi la maggior parte dei rappresentanti in quel grande consesso non sono cristiani. Lì c'è stata Madre Teresa, c'è stato Paolo VI che stiamo per festeggiare, si festeggia il 26 settembre, quest'uomo che lasciò un segno, e dietro di lui altri, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e adesso Papa Francesco, hanno portato il Vangelo. Quindi bisogna portare il Vangelo con la, lo ripeto perché forse fra tante parole uno può perdere il concetto principale, con la santità, con l'eroicità, con la scelta radicale di seguire Gesù fino a perdere la propria vita. E chi perde la propria vita la
troverà, ecco, essere luce del mondo. E quando Gesù ci dà questo messaggio, per esempio in Matteo, dice: voi siete la luce del mondo, ma lo mette questo mandato dopo le beatitudini, se vivrete le beatitudini, mentre San Luca mette questo mandato del Signore essere luce del mondo dopo la parabola del seme: se voi vivete bene la parola di Dio, voi siete luce del mondo. Quindi in questo mondo il cristiano deve essere luce. Secondo, in questo mondo il cristiano è profeta. Torna la prima lettura di oggi, che lo Spirito di Dio su Mosè viene effuso e tramite Mosè su 70 anziani, uomini degni di ogni rispetto, ma anche in mezzo all'accampamento su due altre persone, che suscita la reazione sciocca di Giosuè. Cioè lo Spirito di Dio viene infuso, viene donato a tutti i credenti, al Papa in un certo modo, ai Vescovi in un altro modo, a me, a voi, perché il cristiano proclami con forza la verità del Vangelo. Questa è la verità, questo è il bene, a questo siamo chiamati, come meriterebbero un applauso infinito queste migliaia di persone che fanno festa mostrando com'è bella la famiglia secondo Dio, e il milione di persone che si ritrovano con il Papa, ecco, non lo potevo vedere, sto registrando un po' prima, ma che questa domenica si ritrovano con il Papa per dire: noi vogliamo proclamare, essere profeti del disegno di Dio sulla famiglia, non di altro disegno, rispetto per tutti, attenzione a tutte le situazioni, perché ogni uomo è sacro, ma noi siamo profeti di quello che Dio vuole della famiglia. Ecco allora che il cristiano nel mondo è luce, il cristiano nel mondo è profeta, il cristiano nel mondo è elemento di comunione. È sciocco un po' la reazione di San Giovanni, il grande San Giovanni Evangelista, che va da Gesù tutto allarmato e dice: ma guarda che ci sono delle persone che non sono dei nostri, noi siamo, che non sono dei nostri, parlano in nome tuo, fanno dei miracoli. E Gesù sorride: beh, se parlano in nome mio, se fanno i miracoli in nome mio, non sono contro di me, sono per me. Il cristiano è colui che crea i ponti, che fa l'unione fra tutti, fra tutto, non divisione, che sa raccogliere il bene anche delle altre religioni, delle altre filosofie, dagli altri modi di vedere. E questo è un pericolo enorme anche dentro le chiese. Io ricordo in una parrocchia, non dico dove, che qualcuno mi diceva: il nostro gruppo, padre, e io ero parroco, la invitiamo al nostro gruppo. Io ho risposto: sono io che vi invito alla mia parrocchia, non è il vostro gruppo che è la comunità, e io anche parroco sono a servizio e devo obbedire a voi, no, ma io sono coordinatore di tutti, esiste non il nostro, i nostri. È un pericolo grosso, le sette anche all'interno delle comunità ecclesiali, questo gruppo sì, questo no, non sei degno di entrarci, no, noi dobbiamo creare ponti che non finiscono mai. E un'ultima cosa che è importante: essere costruttori di un'umanità riconciliata, di un'umanità dove ognuno ha il suo posto, il suo pane, il suo lavoro, la sua famiglia, la sua speranza, un'umanità nuova. Siamo chiamati a costruire con il Vangelo, con la nostra identità cristiana, il mondo voluto da Dio. Il mondo voluto da Dio, che è il mondo per l'uomo, non contro l'uomo. È una bella, grande missione. Il discepolo, certo, assomiglia a Gesù, segue Gesù, ma come Gesù guarisce i malati, dà da mangiare, soccorre i poveri, si ferma sugli emarginati, sugli scartati. Non è uno che è estraneo al mondo, ma uno che entra pienamente nelle realtà del mondo. Ognuno dà la sua piccola parte, ognuno fa quel po' che può, non siamo mica pareterni capaci di risolvere tutto. Ma la seconda lettura, prima di concludere, ci dice: state attenti, perché questo modo stupendo di spendere la propria vita, che apre poi alla vita eterna, questo modo stupendo può essere insidiato dalla ricerca dell'egoismo nelle ricchezze, nel piacere, nel successo, tutte cose che consumano, che si consumano e non danno la gioia. Allora
abbiamo una chiara indicazione, abbiamo un mandato molto forte, il mese missionario ce lo ripropone in modo speciale, e allora vogliamo vivere questa nostra realtà come l'hanno vissuto San Pio da Pietralcina, come l'ha vissuto San Vincenzo De Paoli, il 27, questo uomo della carità, si ricorda la sua figura unica che ha aperto un mondo di carità che ancora oggi continua, come l'ha vissuto Santa Teresa, come lo sta vivendo il Papa e come ognuno di noi lo dovrebbe veramente vivere. Andate nel mondo e portate la luce, siate profeti, costruite un'umanità riconciliata dove ognuno possa dire: è bello per me stare qui, l'anima mia magnifica il Signore. Grazie a te, o Dio, che ci guidi sulla tua via, donaci il tuo spirito per percorrerla con coraggio. A risentirci fra 8 giorni.